Siamo con il presidente del AGFH, Associazione Genitori con Figli con Disabilità. Le vorrei chiedere quanto è importante diffondere la cultura della disabilità e della diversità nelle scuole, nelle famiglie. È importantissimo, buongiorno a tutti. È importantissimo inculcare la cultura sulla disabilità. Perché questo? Io sono un disabile, no? Ormai da 68 anni sono disabile e ne ho viste di tante di cose, no? Per chi è contrario, chi ti aiuta, chi non ti aiuta, eccetera. E la cosa importantissima della cultura sulla disabilità è dalla scuola, perché dai bambini che debbono venire educati, debbono essere educati in questa cosa, perché il diversamente abile non ha niente di diverso da loro, assolutamente. I diversamente abili hanno delle qualità che magari il normale non percepisce, non ce l'ha, mentre invece il diversamente abile ha delle qualità fantastiche. Per cui, ecco, noi lavoriamo soprattutto per questo. Diciamo che il tragitto non è facile, apposta per questo noi cerchiamo proprio dal bambino, dal piccolo, perché la persona, diciamo, adulta pensa sì alla disabilità, però sa, magari, io l'ho detto sempre, forse non riescono a pensarci, perché lo considerano una cosa normale, che ne so, però devono capire che il diversamente abile c'ha anche delle difficoltà in alcune cose, per cui la persona che tra virgolette è normodotata dovrebbe essere un po' più attenta a queste cose. Parlo della persona adulta, che poi il disabile, come già dicevo prima, ha delle qualità che possono servire anche alla persona normodotata, perché ragiona diversamente, diciamo, il diversamente abile. Noi abbiamo trovato ancora dei problemini anche per le barriere architettoniche, abbiamo fatto queste cosine. Purtroppo abbiamo trovato dei paletti ma siamo andati avanti, che dopo i paletti sono caduti, perché abbiamo fatto ragionare, perché tanto è soltanto con il ragionamento che si riesce a captare queste cose. Il nostro lavoro dell'associazione è puntato apposta a questa cultura della disabilità. Come dicevo prima, è un lavoro lungo, perché io è 10 anni che sono presidente, 10 anni che ci battiamo per questa cosa, però diciamo che dei passi avanti sono stati fatti abbastanza concreti, dei passi avanti. Quindi la strada è lunga, però ecco, anche queste attività che faranno la MEMO, no? Tutte queste associazioni insieme possono aiutare, no? Queste sono fondamentali, queste iniziative, perché a parte come dicevamo prima, che qui alla MEMO vengono le letture per i bambini, eccetera, ma ci vengono anche i genitori dei bambini, ci vengono anche le persone tra virgolette grandine, e lì magari dice va bene, allora guarda un po', c'è pure questo e c'è pure quest'altro, perché è le famiglie che debbono lavorare su queste cose. Bisogna combattere anche il pregiudizio, no? Che poi alla fine è quello. Soprattutto quello, perché magari qualcuno ci pensa alla disabilità, però dice ma io ti devo aiutare, per dire, faccio un esempio, a dare una mano a fare un gradino, forse ti offendo? No, non mi offendi, ma mi aiuti a salire il gradino, ha capito? Per cui è questo che la persona dovrebbe capire queste cose.